faremo i glutei. Li faremo però in un altro modo da quello che avete visto la volta scorsa, dove eravamo sul tappetino, se ricordate. Ci metteremo qui in piedi, ci basterà essere appoggiati solamente per un sostegno ad uno dei muri della nostra casa. Allora, iniziamo da questa posizione, mettiamo il braccio dritto giusto per appoggio ed iniziamo a sollevare la prima gamba, che in questo caso è la gamba sinistra. In questo modo, gamba tesa, punta a martello, e per aiutarci con l'equilibrio metteremo un braccio, una mano al fianco. Iniziamo con la prima serie da 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, attenzione alla respirazione, 9, 10, 1, respiro, espiro, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e vado giù. Stessa cosa la farò con l'altra gamba, quindi mi giro, vedete la posizione del braccio che è sempre tesa, mano nel fianco ed iniziamo lo stesso allenamento con la gamba sinistra. 1, 2, riusciamo ad andare più su che possiamo. In questo modo, oltre a lavorare i nostri glutei, lavoreranno anche i nostri lombi, quindi andremo a rinforzare la parte bassa della schiena. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e cambiamo. Anche per questo esercizio, come per tutti quelli che vi ho proposto in questi giorni, faremo 3 serie. Andiamo a lavorare invece gli adduttori. Allora, iniziamo sempre in questo modo, quindi ci appoggiamo con la nostra mano al muro ed iniziamo in questo modo. Gamba tesa, sempre il braccio in vita, non in vita. E iniziamo. 1, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, schiena dritta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e cambio. Cambio lato e faccio lo stesso esercizio con la destra. Mi raccomando la respirazione, mettiamo la mano in vita, iniziamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20. Anche in questo caso ci saranno 3 serie. Facciamo l'ultimo esercizio, che è quello delle trazioni. Allora, ora mi metto in questo modo. Le trazioni, come vi ricordate, noi portavamo la nostra gamba a questa altezza e piegavamo il ginocchio. Allora, faremo in questo modo, alzati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio gamba, anche della sinistra la stessa cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 2. Anche da casa possiamo fare tutti questi esercizi. Ci basterà un muro portante, come vi dicevo. Anche per questo tipo di esercizio faremo 3 serie. Alla prossima, mi raccomando, e buon allenamento.